Ciao a tutti, oggi è il Coming Out Day. Adesso serve veramente fare coming out? No, in un mondo ideale no, non serve. In un mondo in cui non vi è alcun tipo di discriminazione, non serve. Dove tutti hanno gli stessi diritti, dove le persone non si uccidono perché vengono insultate, e dove il frocio non è un insulto, e dove l'omosessualità non è un reato punibile con la pena di morte. Quindi sì, diciamo che fare coming out è un gesto abbastanza importante. Quando si parla di coming out, se non avete una parola buona da spendere nei confronti delle persone che non potete capire, fate silenzio. Quello di cui vi parlerò è il mio viaggio, è il mio percorso. E credo di averlo sempre avuto chiaro. A 14 anni c'è stato un momento in cui io mi sono detto ok, sono gay, lo sono detto, a posto. Dall'ora di anni ne passarono altri 6. Compiuti i 20 anni ho deciso un pochino di mettermi sul mercato. 3 giorni dopo ero fidanzato e pochi mesi dopo aprivo il mio canale su YouTube. Adesso voglio darvi delle reference per farvi capire a livello di tempo che cosa è successo, perché quando ho postato Iella Natalizia, che è il mio primo video su YouTube, io ero fidanzato già da un po', non lo sapeva nessuno a casa mia, gli unici a saperlo erano 2-3 amici strettissimi e mia cugina, la confidente più grande che io abbia mai avuto. Avere una confidente è una fortuna enorme per chiunque abbia qualcosa che non vuole dire ma di cui ha bisogno di discutere. Da lì sono passati dei mesi e ricordo che nel periodo in cui postavo I Emo sono iniziati i primi drammi all'interno della mia famiglia, perché di colpo questo ragazzino di 20 anni, che il massimo di spostamenti che riusciva a fare a casa era dal divano al letto, dal letto al frigo, di colpo non c'era mai a casa. E ricordo ancora una chiacchiera che feci con mia madre in macchina, dove mi disse: guarda, senti, io ho un sospetto che tu stia con una persona più grande di te e che questa persona non sia una donna. Io ricordo che allora ero tipo tutto incazzato, cioè tutto, cioè tu mi devi lasciare vivere. Ricordo di averle detto una cosa tipo bingo, poi un premio. E ricordo anche che mia madre pianse quelle cose tipo disperata, Dio, cioè ma dove ho sbagliato, io l'ho sempre saputo anche quando eri piccolo in realtà, che io dicevo quando ero piccolo, che anche io facevo quando ero piccolo, giocavo con le Barbie. Impunito quindi. E da lì si è aperta la voragine di non dialogo con mia madre. Il tempo è passato finché non arriviamo a Eclipse. È stato in quel momento che io ho cercato di parlare con mio fratello Gabriele. E più cercavo di dirglielo facendo cose tipo: Ga, ti devo dire una cosa, che cosa? Com'è il tempo secondo te? Che mangi stasera? O come ci vestiamo al matrimonio di Cinzia? Non riuscivo a dirglielo. Ed è così che arriviamo a finte ubriacature. Nel momento in cui finalmente sono riuscito a parlare con i miei fratelli. La risposta è stata: ma da poco lo sapevo, te e quell'altro, ma che non lo sappiamo? Mi prese per il culo perché tipo quando a volte noi ci chiudavamo in camera a guardare dei film e puntavamo io pensavo che nessuno si rendesse conto, la lampada verso la porta, in modo che se uno entrava, magari non ci stavamo baciando, che ne so, niente di però ci stavamo baciando, veniva accecato da questo fascio di luce e io pensavo che nessuno se ne rendesse conto, era palese, era lampante. Da lì mi ha spiegato che in realtà stava solamente aspettando me. Un sacco di persone dicono: perché se lo sanno non me lo vengono a dire loro? Nel mio caso è perché avevano paura di farmi male, temevano che messo all'angolo io gli avrei mentito, ti avrebbe fatto capire che avevo deciso di tagliarli fuori. Da lì mi hanno pure iniziato a insultare. Da una parte io volevo dirlo con tutte le mie forze, ma dall'altra parte questo chiodo di persone mi dicevano: no Guglielmo, non devi farlo, no Guglielmo, non devi farlo, devi aspettare il momento giusto, devi aspettare di crescere, devi aspettare di diventare più importante, perché altrimenti poi sei fuori, sei finito. Continuavo a dirmi: io non voglio arrivare a 60 anni, farlo e dire cacchio, era così semplice. Ed è stato quando postai Disney Hardcore che avvenne un momento in cui per la prima volta mi sono reso conto che l'opinione degli altri mi stava portando a odiarmi. C'è stato un momento in cui, messo davanti allo specchio, mi sono detto: fermo, tutte le persone che magari possono avere qualcosa contro la tua sessualità, dov'è che vogliono arrivare? Cioè vogliono che tu dica ok, faccio come dite voi, anche se non sarò mai felice. Ed è stato in quel momento che io mi sono detto: cazzo, questo non è amore, questo è un amore malato. Taglia. E quello è stato il momento in cui mi sono detto: ma a me dell'opinione degli altri non me ne frega un cazzo. Ho vissuto un momento di così grande liberazione che forse il primo a discriminarmi ero io. Sono successe delle cose che hanno completamente sanato il mio rapporto con mia madre. Mia mamma adesso mi chiede che cosa faccio il mio ragazzo. È triste quando a cena mi presento io e lui non c'è. Che tu sia gay, etero, che tu sia impiegato, che tu sia qualunque cosa, ci saranno sempre delle persone contrarie al modo in cui tu vivi la vita. Bene, la cosa bellissima
è che sei te che decidi cosa devi fare nella vita. Lì è arrivato un momento che è stato quello del mio coming out. Mi aspettavo che sarebbero arrivati degli insulti e per la prima volta in metà del frocio almeno ci è beccato. Ma la cosa assurda è stata che non solo è stata scatenata un'ondata di amore incredibile, ma le persone che mi seguono e che hanno visto quel video, cioè stanno proprio anni luce avanti. Vorrei chiudere questo video citando mia nonna. Io avevo il terrore che lei lo sapesse. Lei chiamò mia madre e disse: guarda, ho saputo di Guglielmo, senti, digli una cosa, io adesso gli voglio ancora più bene e digli che fa bene a non andare con le donne, perché le donne sono tutte ed è stato in quel momento che io ho capito che se una signora di 80 anni proveniente da Mirabelle in Baccari ci poteva arrivare, allora nessuno ha giustificazioni. Con questo discorso io non voglio spingere nessuno a fare niente, fare coming out è una cosa seria, parlare di se stessi è una cosa seria ed è giusto che le persone che non si sentono ancora pronte si possano proteggere. A queste persone io auguro di trovare chiarezza, auguro di trovare la forza, ma semplicemente auguro di trovare serenità, che sia nel dirlo o nel non dirlo. Perché sto diventando Gandhi? Mio comunque scialla, raga, scialla, cioè non è che avete ammazzato qualcuno. E le persone che dicono meglio un figlio morto che un gay in casa, c'hanno un cimitero in testa.